Caro diario, oggi Giacomino è andato in ospedale per rifarsi il naso, ma si era dimenticato che tutti i medici e gli infermieri sono infetti, quindi è stato morso da uno zombie. Adesso il nonno dovrà sparargli in testa per evitare che contagi tutti gli altri. Qui siamo ancora senza corrente elettrica e senza fognature, perché nessuno vuole andare a riparare i guasti. Tutti si lamentano dell'epidemia di colera, però onestamente la cosa peggiore è che non si può neanche giocare a Fortnite. Intanto l'esercito sta evacuando la città per evitare che faccia la fine di Genova e di Pavia. Ci porteranno via lungo il fiume con le barche, perché le strade e gli aeroporti sono completamente invasi. Ci hanno detto di non toccare l'acqua perché è contaminata dal pus dei non morti, ma mamma non gli crede, quindi mi ha dato il permesso di fare il bagno mentre aspettiamo. Non vedo l'ora. Ci auguriamo tutti che questa pagina di diario rimanga solo finzione nella mente di uno scrittore decisamente poco capace. Ma se così non fosse e il pianeta dovesse venire veramente travolto da un'apocalisse zombie, cosa farebbe l'Italia? A parte casino, ma quello lo diamo per scontato. Per fortuna questo è uno scenario piuttosto improbabile, ma vi stupirà sapere che qualcuno ci ha pensato e come. E ha sviluppato un piano che potrebbe aiutare un governo ad affrontare l'alba dei morti viventi. E non sto parlando di gente a caso con nickname buffi su Reddit, bensì del Dipartimento per la Difesa americano. Vi presento il Contingency Plan 8888, il piano che gli Stati Uniti seguirebbero in caso si trovassero minacciati da orde di non morti, nonché il piano che probabilmente userebbero anche i loro alleati, visto che nessun governo sembra voler prendere sul serio la minaccia degli zombie. Si perde tempo a parlare di economia, posti di lavoro, politica estera. Qualcuno pensi ai non morti! A dire il vero, neanche gli Stati Uniti lo fanno. Il Complan 8888 è nato come strumento didattico per addestrare le truppe a far fronte a scenari strategici inaspettati. Ma questo non significa che sia uno scherzo. È scritto in modo tale da essere assolutamente verosimile ed utilizzabile, in caso qualcosa in futuro andasse molto, molto storto. Il piano è spiegato in ogni singolo dettaglio e analizza ipotesi piuttosto ragionevoli, come la zombificazione causata da virus o simbionti alieni, eserciti di non morti resuscitati da nazioni nemiche, ma anche minacce più occulte, originate da malvagi necromanti o zombie vegetariani che distruggono i raccolti. Se non mi credete, il link è in descrizione. Quindi, immaginiamo che l'Italia venga effettivamente colpita da un'apocalisse zombie. Cosa dovrebbe fare il nostro governo? Secondo questo piano, il primo passo è dichiarare la legge marziale e usarne i poteri per arginare la prima ondata con quarantene e perimetri difensivi. L'obiettivo è quello di proteggere gli umani sani, ma soprattutto difendere la catena di comando, e quindi il personale militare, che sarà essenziale durante le prossime fasi della pandemia. Brutto termine. Nel frattempo si addestrano le truppe per far fronte alla nuova minaccia e si cerca di studiare il fenomeno per capirne l'epidemiologia, il metodo di contagio e soprattutto le cause scatenanti. Se tali cause sono umane, si riempie di mazzate il cretino che ha dato il via al tutto. Una volta ottenute le informazioni necessarie, si iniziano le operazioni militari per fare a pezzi gli zombie, ricordandosi di avvertire le nazioni alleate e soprattutto quelle nemiche, per evitare crisi diplomatiche. In una situazione del genere, l'ultima cosa che vuoi è che la Russia si prenda male perché sta immobilitando l'esercito. Inizialmente si conducono operazioni mirate contro i principali focolai, ma nel probabile caso in cui ciò non sia sufficiente, si va all-in. Missili, bombe, se necessario si usano pure le testate nucleari. Però quelle noi italiani non le abbiamo. O meglio, ne abbiamo qualcuna, ma è americana, quindi ci serve il permesso per poterla utilizzare. Teoricamente. Una volta ripulito il tutto con il fuoco atomico, si effettuano ricognizioni per stabilire l'entità della minaccia zombie residua e per cercare eventuali superstiti. Sì, non mi sono sbagliato, i superstiti vengono per ultimi. Sono americani, prima si spara e poi si pensa. Eliminati gli zombie, è tempo di riportare in funzione i servizi interrotti durante il periodo di conflitto,
partendo ovviamente dalle infrastrutture essenziali e dalla restituzione dei poteri democratici. E così vissero tutti felici e contenti. O almeno, in teoria, dubito che nella realtà filerebbe tutto così liscio. Come minimo ci sarebbero i negazionisti degli zombie in piazza che protestano contro Bill Gates che ha inventato la non morte. Quante volte ho detto morte in questo video? Meno male che con la remoscia l'algoritmo di YouTube non riesce a capire quello che dico, quindi non mi demonetizza! Il documento si dilunga con un sacco di gergo militare palloso, però se siete scrittori o appassionati di scenari apocalittici, dategli un'occhiata. Nella sua assurdità io l'ho trovato interessante. Ci sono anche diversi punti in comune con la pandemia che abbiamo appena vissuto, il che è piuttosto curioso visto che è stato scritto molti anni prima del Covid. Quindi, chiudiamo così. Se voi foste a capo di una nazione in piena apocalisse zombie, cosa fareste? È come giocare a The Walking Dead, ma con la vita di 60 milioni di persone, quindi niente ansia. I commenti sono qui sotto, vi leggo volentieri e se dite qualcosa di molto stupido, vi metto un cuore. O un fagiolo. Grazie per aver guardato, oggi argomento un po' più cacciarone. Vi ricordo di iscrivervi al canale, in caso non l'abbiate ancora fatto, e di seguirci sui social per avere aggiornamenti e contenuti aggiuntivi. Grazie, alla prossima!